Funerali questa mattina a Palermo delle quattro vittime del crollo di via Bagolino. Se i comuni vanno in default, a cascata crolla anche la regione, così il presidente dell'ARS Giovanni Arnizzone. Il sindaco di Altavilla Milicia, Nino Parisi, traccia un bilancio dei suoi primi sei mesi di amministrazione. Bentrovati a questa seconda edizione di Media News, oggi venerdì 21 dicembre. Funerali questa mattina a Palermo delle vittime del crollo di via Bagolino. In chiesa erano presenti il sindaco del capoluogo siciliano Leo Luca Orlando e il prefetto Umberto Postiglione. Non solo quattro nomi quelli celebrati questa mattina, ma quattro persone con altrettante storie che hanno coinvolto un intero quartiere. Quattro cittadini, infine, attorno ai quali si è stretta l'intera città. Ad officiare le celebrazioni, padre Giuseppe Turco. Possiamo soltanto pregare, ha detto oggi, non soffermiamoci sulle accuse, sulle domande. Io stesso ho avuto difficoltà nel decidere cosa dire per consolare da un dolore così grande. La verità è che forse non esistono parole, se non quelle della preghiera. Ce l'ha portati via una morte traumatica, ha detto padre Turco. È stata una tragedia che ha sconvolto un'intera città, dalle centinaia di persone che sono state vicine alle famiglie. Abbiamo sentito la fratellanza, l'unione degli uni con gli altri. Sciagura, ma adesso pace. Antonino, Ignazio, Maria ed Elena sono ora nella pace. Al sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, invece è toccata una delle letture. Preghiamo, ha detto, preghiamo per la nostra amata e condannata città. I momenti come questi purtroppo diventano facilmente la triste occasione per riflettere e per ricordare. Riflettere sul lutto, il dolore, la paura di una notte che ha ucciso, che vede gli sciacalli scavare tra le macerie alla ricerca di qualcosa di valore che lascia delle domande aperte. Se i comuni vanno in default, a cascata crolla anche la regione. Così il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Arnizzone ha espresso le sue preoccupazioni sulla situazione finanziaria dei comuni siciliani e il presidente dell'ANCI Giacomo Scala chiede un nuovo patto tra Stato, Regione e Comuni. Molti preferiscono chiamarlo default, forse per addolcire il concetto. In realtà, quando si parla di default, si intende il fallimento, la bancarotta, il tracollo finanziario. Chiamando le cose con il loro nome, tutto diventa più chiaro, così come è chiaro che i comuni siciliani si ritrovano davvero nei guai fino al collo. Giacomo Scala, presidente dell'ANCI Sicilia, ha spiegato efficacemente il problema, sul quale in realtà l'allarme era stato lanciato molti mesi fa, in tempi non sospetti. I tagli lineari dello Stato ai comuni hanno ridotto del 60% le entrate. Poi la Regione ha ridotto i fondi portandoli da 981 milioni a 651 milioni, erogandoli con gravi ritardi. Inevitabile che a pagare siano i cittadini. E in effetti è proprio quello che succede. Le aliquote fiscali, le tasse locali schizzano alle stelle a fronte di una minore erogazione di servizi. E chi non ce la fa crolla. A Milazzo, entro il 31 dicembre, il Consiglio Comunale dichiarerà il dissesto. Stessi problemi a Cefalù, Caccamo, Bagheria, Monreale. A Catania il buco è preoccupante, si ricorrerà al fondo salva comuni prendendo a prestito 90 milioni dal governo nazionale, tutti soldi che prima o poi dovranno essere restituiti e che comporteranno immediatamente l'aumento delle aliquote. Un copione che si ripete uguale a se stesso in tutta l'isola. Comiso è già fallita l'anno scorso, problemi simili ci sono a Modica e Scicli. La Corte dei Conti ha dichiarato Pachino ente strutturalmente deficitario. In provincia di Enna l'anno che verrà porterà con sé tagli brutali ai servizi pubblici. A Trapani si aspettano le sanzioni di Stato e Regione per aver sforato per due anni di fila il patto di stabilità. Giacomo Scala invoca un nuovo patto tra Stato, Regione ed enti locali affinché venga varata una riforma. E il presidente dell'Assemblea regionale Giovanni Arnizzone non nasconde le sue preoccupazioni. Se i comuni crollano si tirano dietro la Regione. E intanto il presidente si augura che il bilancio venga approvato il prima possibile senza troppi tagli, almeno non alla cultura e ai servizi assistenziali. Infine promette che si sta già lavorando a un drastico ridimensionamento dei costi della politica. È un quadro finanziario preoccupante quello illustrato questa mattina da CGL, CISL e UIL dall'assessore all'economia Luca Bianchi nel corso del confronto sul decreto di programmazione economica e finanziaria 2013-2015. I sindacati con i segretari generali di CISL e UIL, Maurizio Bernava e Claudio Barone, e col reggente della CGL Sicilia, Ferruccio Donato, si sono detti allarmati per la tenuta economica e sociale della regione e hanno chiesto l'avvio immediato del confronto per un accordo sociale generale
sui temi del risanamento, dello sviluppo del lavoro e della rimodulazione dei fondi comunitari. Donato, Bernava e Barone hanno chiesto che si proceda con un'operazione verità sui conti della Regione, eliminando sprechi e poste virtuali, con la prospettiva di poter liberare risorse per gli investimenti produttivi. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dall'ex assessore del Comune di Palermo, Mimmo Miceli, coinvolto nella vicenda palermitana delle talpe in procura e anche in fatti di mafia. Miceli è stato così condannato a 6 anni e 6 mesi e dovrà scontare la pena residua, circa 5 anni, nel carcere romano di Rebibbia. Miceli, che frequentava la casa del boss di Brancaccio, Giuseppe Guttadauro, ha deciso di costituirsi a Rebibbia, dove si trova anche l'ex governatore della Sicilia e collega di partito Totò Cuffaro. Il sindaco Leoluca Orlando e il commissario liquidatore della GESIC Giovanni Labianca hanno comunicato che, a seguito del trasferimento da parte del comune di una somma di 2 milioni di euro, sono stati erogati a tutti i lavoratori tutte le spettanze maturate fino ad oggi a qualsiasi titolo. Ciascun lavoratore ha percepito una somma variante tra 350 e 2.000 euro. Nessun lavoratore della GESIC vanta più alcun credito verso la società, affermano Orlando e Labianca. E oggi, così come deciso all'ultima assemblea dei soci su indicazione dell'amministrazione comunale, sono stati trasmessi al Tribunale di Palermo i libri contabili della società per dare avvio alla procedura di liquidazione. Miglioramento della qualità dell'aria e mobilità sostenibile sono gli obiettivi di due iniziative promosse dall'amministrazione comunale di Palermo: l'apertura del parcheggio car sharing presso l'aeroporto Falcone e Borsellino e l'avvio della sperimentazione dell'uso di un prototipo di bicicletta con pedalata assistita ad alto rendimento ed emissioni zero, che sarà impiegato nei prossimi mesi in città. Il parcheggio car sharing è attivo da oggi presso l'aeroporto di Palermo. L'iniziativa fa parte dell'accordo tra AMAT e GESAP nell'ambito dei programmi di cooperazione tra le aziende partecipate del Comune di Palermo, e consentirà di realizzare un importante punto di interscambio modale aereo più auto condivisa a vantaggio della mobilità sostenibile e dell'economicità per il cittadino. Cambiamo argomento questa mattina. Al centro Santa Chiara si è tenuto un consiglio straordinario, della prima circoscrizione aperto alla cittadinanza sul tema dei centri per l'infanzia. Noi come prima circoscrizione abbiamo convocato un consiglio straordinario presso il centro Santa Chiara a seguito di una richiesta di alcune associazioni che sono all'interno di un coordinamento che ha come obiettivo principale quello di non fare chiudere i centri dell'infanzia. Purtroppo oggi l'amministrazione comunale, già da alcuni mesi, non dà più finanziamenti a queste strutture e rischiano di chiudere. È una cosa che noi come prima circoscrizione non ci possiamo permettere, perché per il nostro territorio i centri per l'infanzia sono fondamentali, perché in ogni modo educano i bambini, li insegnano a crescere, è anche un motivo di integrazione per i bambini di varie culture e di vari stati. Noi chiediamo chiarezza, perché in questo momento stiamo parlando di un problema enorme rispetto a quello che sono l'accudimento dei bambini della fascia 0-5 anni, ma che poi si allarga anche a tutto quello che è la fascia dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in previsione della chiusura al 31 dicembre dei centri educativi, perché terminerà il bando 285. E ad oggi non c'è nessun risvolto, per cui in questo momento noi siamo nella condizione di, grazie all'intervento del privato sociale, di poter ospitare 300 bambini circa della fascia 0-5 anni in prima circoscrizione, su un'esigenza che va ben oltre. Stiamo parlando di percentuali del 5% contro il 95% che non si rivolgono nemmeno a questi centri, perché non c'è. Quindi su questo noi chiediamo molta chiarezza e quali sono i progetti futuri dell'amministrazione su questo tema, e poi vogliamo ribadire la nostra vicinanza a chi quotidianamente sopperisce a quello che dovrebbe essere l'impegno del pubblico. E adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria.
È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Il sindaco di Altavilla Milicia, Nino Parisi, traccia un bilancio dei primi 6 mesi di amministrazione e rivolge un augurio ai propri concittadini. Ma per quanto riguarda il giudizio sull'attuale amministrazione su questo semestre, ritengo che lo debbano dare i cittadini e spero che siano contenti del nostro operato. Noi ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo l'anima per fare di tutto e di più. Siamo riusciti a fare tante cose, abbiamo in qualche maniera ristabilito il decoro urbano ormai che era andato perduto, abbiamo dato una svolta a quello che era il servizio alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, abbiamo stabilizzato alcune tasse ed altre abbiamo addirittura diminuite rispetto ai provvedimenti fatti dal commissario straordinario. Abbiamo pensato per il personale precario, per la sua stabilizzazione, è stato approvato il piano particolareggiato del centro storico e in fase di approvazione il piano di utilizzo del demanio marittimo. Dico, tutta una serie di iniziative che hanno in qualche maniera concesso la possibilità a molte persone di poter adoperarsi e lavorare per il Paese e nello stesso tempo risparmiare sulle spese. Quindi l'obiettivo era quello di contenere le spese, visto che le restrizioni, il patto di stabilità ci obbligano a contenerle, viceversa il Comune va in default e noi non possiamo permettere questo. Molti altri ci stanno andando, ma non per demerito dei loro amministratori, semplicemente perché la legge è veramente restrittiva e costringe i sindaci a fare da riscossori praticamente delle tasse rispetto a quello che faceva prima lo Stato e la Regione. Ci tocca questo compito, ce lo carichiamo anche questo addosso, è un momento difficile, però ritengo che l'amministrazione in questo 6 mesi ha fatto molto di più di quello che doveva e spero di continuare su questo passo. Per il futuro uno cosa può dire? Può semplicemente promettere il massimo impegno. Non abbiamo grossi margini di movimento, però noi riusciamo ad avere dei funzionari, per fortuna, che sono all'altezza del loro ruolo, a fare delle proposte che tendono sempre al miglioramento del nostro Paese. Quello che dovremmo cercare di fare maggiormente è quello dello sviluppo della zona esterna e soprattutto quello, purtroppo, di cercare di attivare qualche possibilità di lavoro per la gente, che Altavilla, come tutti i paesi d'altra parte, sta soffrendo questa crisi economica. E ci sono nuove povertà, nuove fragilità che emergono ed effettivamente è una cosa che mi amareggia tantissimo, soprattutto in questo periodo di feste, vedere la gente triste perché non può far fronte ai bisogni necessari di una famiglia. Il Consiglio Comunale è compatto, l'amministrazione è compatta, ci sono addirittura dei consiglieri di minoranza che hanno lasciato il loro gruppo d'origine non per collaborare con l'amministrazione, ma per fare un'opposizione propositiva, considerato che dai banchi della minoranza finora sono volate semplicemente polemiche, illazioni, però di fatto nessuna proposta, tranne quella di questi due consiglieri che si sono distaccati dalla minoranza, che hanno creato un gruppo autonomo e che stanno facendo le buone proposte. Quindi io mi auguro che l'amministrazione tutta nella sua totalità, compreso quelli di minoranza che attualmente hanno avuto solo un atteggiamento critico non costruttivo, possano fare delle proposte. Da dovunque queste vengano, queste saranno accolte se sono nell'interesse della collettività. Io auguro ai miei cittadini un buon Natale e un felicissimo anno nuovo. Io auguro semplicemente che si esca da questa situazione che sicuramente è un delitto nei confronti della società, quello di questa crisi economica, che la cittadinanza possa ritornare a spendere, i cittadini possano avere quel sorriso che adesso gli manca. Il comune di Altavilla Milicia ha comunicato gli appuntamenti per le prossime festività natalizie. Il 25 dicembre alle ore 16 al Belvedere, partenza del trenino di Babbo Natale per le vie cittadine con distribuzione di caramelle. Il 26 alle 10 nuovo giro del trenino di Babbo Natale. Alle 15 zampognari per le vie cittadine. Dalle 16 la banda musicale di Termini Imerese sarà in giro per le vie cittadine. Dalle 16 alle 20 presepe vivente e degustazione di prodotti tipici locali a cura del Comitato Devoti a San Giuseppe. Il 28 alle 19 pianoforte e voci per il concerto di canti sacri e popolari a Natale al Santuario Madonna della Milicia. Il 29 alle 17 melodie natalizie per le vie cittadine con distribuzioni di caramelle. Il 1 gennaio alle 16.30 dalle 16.30 fino alle 20 presepe vivente e degustazione di prodotti tipici locali. Infine il 6 gennaio dalle ore 16.30 zampognari per le vie cittadine e ancora il presepe vivente.
presentata oggi la rassegna Natale a Palermo, itinerari culturali tra arte, architettura e musica, quarta edizione, che prevede 11 concerti in programma dal 26 dicembre fino al 6 gennaio in luoghi sempre diversi e non sempre accessibili alla cittadinanza. La manifestazione intende valorizzare i giovani artisti emergenti con esibizioni in siti, chiese, oratori e palazzi legati alla storia artistica ed architettonica del patrimonio monumentale della città e non solo. Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito con inizio alle ore 19. Le novità sono che nell'insieme di musicisti noi abbiamo sia pianisti, sia orchestra da camera Salvatore Cicero che del conservatorio, e una novità è quella dell'orchestra a plettro del conservatorio, quindi con mandoline e chitarre, questa è una cosa nuova. Poi c'è anche l'arpa con violoncello e altri gruppi, quali per esempio violino, contrabbasso e fisarmonica. Diciamo, questi sono maggiori novità che ci sono. Poi gli altri gruppi normalmente con cantanti, organo, un'attività poi per quanto riguarda un duo violinistico. Diciamo che si darà la possibilità a tutti questi giovani e tutte queste nuove modi di presentarsi, nuovi modi di presentarsi per quanto riguarda la musica a 360 gradi. Ci sarà anche un trio jazz e quindi musica classica. E aprire le porte alla città, della città alla gente, dare la possibilità dal 26 al 6 di gennaio di mettere a disposizione scrigni di arte, perché noi abbiamo tante di quelle risorse architettoniche piene di gioielli, quindi perché la città non le deve godere? Allora, in un periodo più rilassato, tra il Natale e la fine delle feste di Natale, dare l'opportunità di scoprirle, di riviverle. Noi diamo una presentazione sull'architettura del luogo che andiamo a occupare, presentiamo questi giovani artisti e diamo questo omaggio alla città. È una nostra essere presente, dire alla città che Club Service, Rotary, Lions dei Vespri che partecipa con noi, gli Innerville, l'associazione Volo e tanti altri uomini di buona volontà, ce ne sono tanti in questa città, che operano. Purtroppo tutto ciò che è positivo la cronaca non ne parla, si parla solo dei fatti negativi, ma noi ci siamo e insistiamo in queste nostre iniziative. Vogliamo essere presenti, vogliamo dimostrare ciò che facciamo. Nuovi sogni è una raccolta poetica di 150 salmi rivisitati da altrettanti autori di tutta Italia. La presentazione ieri sera a Villa Abate. I Nuovi Salmi è una raccolta poetica di 150 salmi, appunto, rivisitata e rivista da ben 150 autori di tutta Italia. Quindi abbiamo la rilettura in chiave attuale, con il proprio vissuto, la propria sensibilità di ognuno di questi poeti, di ognuno di quei canti, di lode, di quegli inni, di quelle anche lamentazioni che troviamo nel testo biblico. Giovanni Dino e Don Giacomo Ribaudo, due persone che a Villa Abate hanno fatto una storia sociale e una storia spirituale. Io sono molto affezionato a questi due personaggi perché sono cresciuto con Giovanni all'interno della parrocchia di Don Giacomo, e con Don Giacomo sono cresciuto da un punto di vista spirituale, ma anche da un punto di vista di carattere sociale. Oggi sono contento di ospitarli come sindaco in questa raccolta bellissima di salmi rivisti da persone cristiane e da persone di letteratura e da grandi e importanti poeti della nostra terra. Sono contento per Villa Abate, ma sono contento per loro. I Salmi sono un libro meraviglioso, che approfondendolo, studiandolo, meditandoci, possono essere senz'altro compresi, ma giustamente sono rivestiti di una mentalità che non è più la nostra, quindi ci è sembrato opportuno pregare 150 poeti moderni di rivestire i salmi, i loro contenuti, il loro messaggio con un tipo di linguaggio e di mentalità appropriati all'uomo di oggi. Ecco cosa sono i Nuovi Salmi.
Il Centro Regionale Trapianti della Regione Siciliana sarà protagonista di una nuova campagna informativa sulla donazione degli organi organizzata al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo in occasione del concerto di Natale domani alle 17.30 e del concerto di Capodanno alle 18.30 con musiche di Offenbach, Strauss e altri compositori. Sarà allestito un vest informativo per la promozione della cultura della donazione degli organi all'interno del Teatro Palermitano. Poco prima di entrare in platea sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative alla donazione di organi e sottoscrivere la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi. Domani si terrà un evento moda all'interno del Teatro dello Sporting Village di Palermo, che si trova al viadotto Carlo Perrier al civico numero 3. La serata inizia alle ore 20 con un apericena offerto dallo Sporting Village. Alle 21.30 inizia l'evento moda organizzato da Weddings & Fashion con l'accompagnamento musicale di Chiara Minaldi. Si avvicenderanno 7 giovani stiliste emergenti nello scenario della moda palermitana provenienti dal corso di progettista di moda dell'Accademia di Belle Arti di Palermo e del corso di Fashion e Custom Design dell'Accademia del Lusso di Palermo. Al termine della sfilata la serata proseguirà con DJ set. E per oggi è tutto, io vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci. Situazione meteo di oggi, venerdì 21 dicembre su Palermo e provincia. Pioggia e schiarite, vento da ovest-nord-ovest, temperature 10 la minima, 16 la massima. Su Catania e provincia piogge deboli e schiarite, vento da ponente, temperatura minima di 9 gradi e massima di 15. Previsioni per domani, sabato 22 dicembre. Su Palermo, pioggia con locali schiarite, vento da nord, temperature comprese tra 12 e 14 gradi. Su Catania, pioggia intermittente e schiarite, i venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da nord-nord-ovest, temperatura minima di 11 gradi, massima di 14 gradi.